Eccoci tornati in diretta alle 10.07, amici delle fonti TV. Allora, una giornata sicuramente piatta per le borse del vecchio continente, un avvio sostanzialmente sulla parità per i principali listini, però con Piazza Affari che è sotto la parità, meno 0,76 in questo momento e siamo in area 21.580 punti. Il nostro indice ha fatto un minimo di 21,4,10 e un massimo di 21,875. I volumi scambiati sono 16.979. Sicuramente in Italia potremmo dire che si è aperta un'altra giornata campale, per così dire, per il nuovo governo Conte. Oggi è a Montecitorio il Presidente del Consiglio. La discussione generale è iniziata alle 9, lui però parlerà nel primo pomeriggio, dopo le 14, per poi andare verso la prima chiama per la fiducia, dopo che ieri è stata incassata in Senato. Dal fronte macro, peraltro, ci sono anche pochi numeri. Intanto volevo vedere anche il DAX in questo momento, come si sta comportando. L'indice tedesco è sopra la parità, infatti dicevamo sicuramente un avvio debole per le principali borse europee, però il nostro si sta comportando peggio, probabilmente per la situazione politica. Dicevo, anche sul fronte macro una giornata scarna di dati, abbiamo quello sulla produzione industriale della Spagna, 1,9, la previsione era di 5, il dato precedente era di 4,6. Bene, questo è l'unico. Seduta e lieve rialzo, forse possiamo vedere anche l'euro-dollaro prima di dedicarci al prossimo argomento che poi farà luce un po' su quello che sta accadendo in generale sui mercati. Ecco qui il cambio euro-dollaro in questo momento è 1,1762, una seduta in lieve rialzo, l'oro è sostanzialmente stabile, possiamo anche andare a vedere l'oro, sì esattamente, in questo momento ha più 0,10, il petrolio scambia 65,61 dollari al barile, ha più 0,14%. Saluto Sara Silano, in studio con me, responsabile editoriale di Morningstar Italia, e benvenuta, grazie di essere qui. Grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Diciamo solo che Morningstar Italy è leader nella ricerca indipendente sugli investimenti e anche nella fornitura di soluzioni per le istituzioni finanziarie in Nord America, Europa, Australia e Asia, giusto? Siamo presenti in tutto il mondo e compresa l'Italia. Esatto, e peraltro questo è il primo di una serie di appuntamenti che vi vedranno protagonisti insieme a noi per andare un po' ad analizzare i mercati e anche per cercare di capire come ci si deve porre di fronte ai mercati e all'estrema volatilità che li ha caratterizzati nell'ultimo periodo. Io partirei proprio da qui, Sara, se sei d'accordo. I mercati volatili, quali sono le ragioni principali a vostro parere che hanno portato a questa situazione? La volatilità è tornata la scorsa settimana in modo pesante a farsi vedere sui mercati. Sicuramente i timori di una frammentazione dell'Europa la scorsa settimana è stato uno dei temi, però ci sono anche preoccupazioni a livello di quadro macroeconomico e di capacità di questa crescita che abbiamo visto negli ultimi anni di essere sostenibile ancora nel tempo in Europa come anche nel resto del mondo. Non sono piaciute ai mercati queste nuove notizie che sono arrivate dagli Stati Uniti sulle guerre tariffarie, dei dazi nuovi, quindi tutta una serie di eventi che potrebbero in qualche modo danneggiare il commercio internazionale, e quindi anche questo è un aspetto di incertezza, è un aspetto che non piace ai mercati, che sono ormai abituati a ragionare in un'ottica di globalizzazione e non di segmentazione. Altre incertezze poi sono legate agli Stati Uniti, a questo programma di stimoli fiscali da parte del governo americano, alla durata anche del ciclo economico negli Stati Uniti, e poi non possiamo dimenticare sicuramente i paesi emergenti. In Brasile la scorsa settimana c'era stato anche uno sciopero comunque nel settore petrolifero dei lavoratori, e questo ha aggiunto incertezza anche sui mercati Sì. emergenti. E quindi, alla luce di tutte queste considerazioni, che poi effettivamente sono i punti focali dei ragionamenti che facciamo sempre, sul fronte dell'azionario, che cosa è meglio fare? Cioè, qual è il primo consiglio che tu ti senti di dare a chi decide di investire? Cioè, l'azionario Europa o americano? Ovviamente parliamo di un orizzonte di lungo periodo. Cosa è meglio fare in questo momento? Ecco, è importante precisare che l'orizzonte che noi valutiamo in tutte queste analisi è sempre quello del lungo periodo, quindi non trading. In un'ottica di lungo periodo, che cosa vediamo? Che le borse europee hanno a lungo sottoperformato le borse mondiali e quella americana compresa. Si stima che dalla crisi finanziaria circa il 65% sia stata la sottoperformance, quindi in teoria le borse europee hanno ancora del margine di apprezzamento, e sicuramente la volatilità di queste
questi giorni ha anche riportato le valutazioni a dei livelli più interessanti. L'Europa ha dato dei segnali anche dal punto di vista economico migliori negli ultimi anni, anche se oggi o adesso c'è una particolare focus su quelli che saranno i prossimi dati che usciranno. E dobbiamo anche tenere in considerazione però che il mercato europeo è molto frammentato e disomogeneo. I nostri analisti dicono in un'ottica di 10 anni potremmo pensare di dire forse l'Europa oggi è più interessante degli Stati Uniti, alcuni però sempre con una certa attenzione, ad esempio alcuni settori lo sono più di altri. Loro dicono il settore delle telecomunicazioni che è stato a lungo indietro, il settore dei finanziari, il settore energetico. Ugualmente, se guardiamo a livello geografico, possiamo dire l'Europa emergente è meno presente nei benchmark, negli indici europei generali, e quindi anche qui un occhio, un'attenzione a quello che accade nell'est Europa va sicuramente data. Certo, poi peraltro Sara, ci sono anche dei paesi emergenti che in questo momento sono in una situazione un po' delicata, tanto per fare dei nomi, Argentina o Turchia. Ci sono preoccupazioni ulteriori, cioè gli investitori come si devono porre di fronte a questi paesi? Sono un ulteriore elemento di incertezza. Non dimentichiamoci che forse non è sempre valorizzato come andrebbe. I mercati emergenti in valuta locale, quindi non in dollaro, nel 2017 sono stati i migliori mercati in assoluto, grazie soprattutto al settore tecnologico. Ora gli analisti stanno osservando che cosa accadrà. Potrà essere ancora di traino questo settore o prevarrà altre problematiche. L'Argentina sicuramente è sotto i riflettori, così come lo è la Turchia o anche l'Indonesia. In Argentina ci sono state forti pressioni e sono aumentati per 3 volte i tassi di interesse di 13 punti percentuali, quindi c'è stato un aumento significativo. In Turchia e in Indonesia ci sono forti pressioni in questa direzione, ma le riserve valutarie sono maggiori. In ogni caso non c'è stato ancora un intervento, ma è possibile che ci sia. È chiaro che poi quello che accade in questi paesi si va a riflettere anche in altri paesi dove i problemi sono analoghi, i problemi di riforme strutturali che non avvengono, riforme fiscali, problemi di tipo politico. Non dimentichiamo che quest'anno avremo le elezioni in Brasile e probabilmente queste elezioni di ottobre saranno l'evento più importante per i mercati emergenti quest'anno. Allora, un altro elemento di preoccupazione in questo periodo è lo spread. Io lo mostrerei anche in questo momento 248, ovviamente questi sono giorni anche delicati sul fronte di politica interna, questo è chiaro, quindi questo ce lo teniamo sullo sfondo. Sara, mi dirai tu quanto va a incidere, insomma. Comunque i mercati obbligazionari sono stati proprio scossi dall'allargamento dello spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi. La settimana scorsa soprattutto, quando c'era stato il nuovo allarme dell'innalzamento dello spread, ma insomma anche tra ieri e oggi stiamo assistendo più o meno alla stessa cosa. Quali sono le implicazioni maggiori di politica monetaria su questo fronte? Dobbiamo dire che il famoso quantitative easing della Banca Centrale Europea, cioè queste politiche che sono state fatte negli ultimi anni di espansione monetaria non tradizionale, quindi di dare molta liquidità al mercato proprio per favorire la ripresa, questo quantitative easing è da tempo oggetto di discussione alla Banca Centrale per una sua conclusione. Negli Stati Uniti è già avvenuto, però è probabile che ciò accada in un contesto più difficile di quello che caratterizza l'annuncio della fine del quantitative easing da parte della Federal Reserve nel 2014. Il tema dello spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è sicuramente un tema che impensierisce gli investitori, l'ha fatto la scorsa settimana, oggi rivediamo questo spread di nuovo allargarsi, però ci sono anche degli esperti e degli osservatori che dicono che sarà difficile per la Banca Centrale in queste condizioni cambiare i suoi programmi di normalizzazione appunto delle politiche monetarie, perché comunque ci sono altri aspetti che andranno tenuti in considerazione, non ultimo i prezzi del petrolio, non ultimo le tensioni commerciali. Qui non pensiamo che le decisioni della Banca Centrale Europea saranno solo legate a quello che accade in Italia o quello che sta accadendo in Italia allo spread tra titoli di Stato italiani e titoli di Stato tedeschi, ma sicuramente ci sarà un contesto internazionale che andrà
incidere sulle decisioni che prenderà la BCE. Non dimentichiamoci però che dal lato invece nostro italiano le nostre banche sono ancora molto indebitate e quindi queste decisioni potrebbero avere un peso molto significativo. Certo, io prima quando ho parlato di spread inevitabilmente mi sono ricollegata alle vicende politiche nostre, infatti diciamo che c'è un po' di incertezza rispetto a quello che potrebbe succedere. Non possiamo dire insomma che Conte non abbia convinto ieri o che possa non convincere oggi, diciamo che c'è proprio incertezza in generale di fronte a un governo che è un nuovo rispetto a quelli passati, no? Con due forze che spesso hanno acceso il dibattito sull'euro, sull'uscita dall'euro. A parte peraltro sto leggendo notizia di qualche ora fa però dello studio fatto da JP Morgan per cui l'Italia fuori dall'euro sarebbe la scelta migliore, non soltanto per Roma, quindi diciamo che da più parti si torna su questo argomento, però questo preoccupa i risparmiatori italiani inevitabilmente perché ci si chiede quali scenari futuri potrebbero esistere qualora si riaprisse davvero questo discorso e non solo, voglio dire così, apparentemente. Cosa potrebbe succedere? Cioè che cosa significa per i risparmiatori questo dibattito? Diciamo innanzitutto che sull'euro e il dibattito sull'euro può essere visto da tanti punti di vista differenti. Quello politico è quello che a noi rileva meno perché non siamo degli specialisti nella politica, però invece rileva molto se si prende in un'ottica di risparmiatori, perché non dobbiamo dimenticarla, l'Italia è comunque un paese di risparmiatori, ce l'ha detto anche l'ultima relazione della Banca d'Italia dove ci ha detto che la ricchezza nazionale delle famiglie italiane è cresciuta, c'è stato un incremento nel 2017 e che comunque è rimasta stabile rispetto al reddito disponibile ed è di circa 9,3 volte. Quindi abbiamo uno stock di risparmio in Italia molto forte. Gli italiani sono più risparmiatori che persone che si indebitano, questo a livello di famiglie, a livello di singoli individui, e questo va sicuramente tenuto presente. Ora, in un'ottica di uscita, no, dall'euro, quindi di ritorno a una lira, una nuova lira, quello che potrebbe essere, a parte che questa ipotesi rimane ancora piuttosto remota negli studi e nelle analisi, però sicuramente il rischio principale sarebbe quello di una iperinflazione, quindi di un'inflazione molto alta. Non dobbiamo dimenticare che un'inflazione molto alta va a danneggiare il valore degli asset e quindi per i risparmiatori italiani sarebbe un grave danno perché vedrebbero il valore dei loro risparmi diminuire proprio perché l'inflazione se lo mangerebbe, e questo è l'aspetto che più forse deve preoccuparci se guardiamo a questo dibattito dal punto di vista dei risparmiatori italiani, che poi il risparmio è delle famiglie italiane. Leggevo, cara Sara, tra tutte le domande che stanno arrivando insomma in questo momento in cui inevitabilmente, anche se poi noi l'accantoniamo sempre, la lasciamo sullo sfondo, no, ruota intorno alla politica, il governo Conte che ottiene la fiducia delle Camere, quella di Montecitorio ancora no, ma insomma è schiacciante, la maggioranza quando otterrà quella dei mercati, no? Questo mi viene... Diciamo, questa premessa mi serve per chiederti come si è comportata Piazza Affari nell'ultimo periodo, appunto, in questo momento di volatilità, no? Che è come abbiamo iniziato il nostro ragionamento. L'incertezza non piace mai ai mercati e non piace neanche in questa situazione che vede i mercati un po' spiazzati proprio perché la situazione è nuova, quindi va studiata, non ci sono dei precedenti che possano aiutare. Maggio è stato un mese sicuramente difficile per Piazza Affari, abbiamo avuto l'indice Morningstar Italy, quindi un paniere di azioni molto ampio di azioni italiane, ha perso circa il 10% nell'ultimo mese, quindi sono dati significativi che ci dicono è stato un mese difficile, un po' per tutti, un po' per tutti i settori, un po' per tutti i titoli, grandi e piccoli, e questo è sicuramente un dato di fatto. Hanno sofferto meno probabilmente i settori che sono tradizionalmente più difensivi, ad esempio quello dei consumi, ma perché ci sono i titoli del lusso che, come sappiamo, sono piuttosto indipendenti da quello che succede anche a livello economico, e quelli farmaceutici, appunto, che è un altro settore tradizionalmente difensivo. Ha sofferto molto il settore bancario, che è un settore che pesa anche molto nell'indice italiano. Il FTSE Italia All Share Bank ha perso circa il 20% in due settimane, dopo che da inizio anno era positivo di circa il 15%, quindi è stato forte l'impatto sul mercato italiano. È stato forte appunto anche sulle mid cap, le small cap, quindi non solo le società di larga capitalizzazione, quelle di cui parliamo sempre, quelle che appaiono anche appunto più facilmente proprio perché sono di grandi dimensioni, ma anche quelle piccole, quelle che hanno dimensioni minori, che però hanno subito l'effetto di questa incertezza.
Detto ciò, dobbiamo attenderci dei forti deflussi dai fondi azionari Italia? Oggi mancano ancora le stime, i dati definitivi sui flussi verso i fondi, a fine maggio saranno disponibili, li elaboreremo nei prossimi giorni. Quello che possiamo dire dalle prime anticipazioni, dai dati preliminari è che sicuramente è stato un mese piuttosto complicato anche per i fondi che investono Eh su sì. Piazza Affari. Lo è stato sicuramente perché comunque abbiamo visto dei deflussi e lo abbiamo visto anche dagli ETF Azionari Italia, dove appunto le stime preliminari parlano di circa 280 milioni di euro che sono usciti, quindi una decrescita del 15% rispetto al mese precedente. Dobbiamo poi anche considerare la parte obbligazionaria, che forse è stata quella più toccata. Non dimentichiamo che comunque nei benchmark, negli indici obbligazionari europei dell'area in euro, l'Italia ha un peso significativo, proprio perché ha un debito molto importante, pesa circa il 25%. Quindi qui l'effetto di quello che sta succedendo in Italia si è riflesso anche in fondi obbligazionari che investono in tutta l'area euro. Questo è stato meno forte per gli azionari area euro, invece, laddove l'Italia pesa molto meno, pesa per circa il 6,7%. Stavo ragionando su un'altra cosa mentre monitoravo un po' cosa sta succedendo sul mercato. Insomma, quello italiano mi sembra che stia rispondendo ancora stile giornata di ieri. Comunque, in generale, però, abbiamo detto al di là di quello che accade in Italia, in questo momento ci sono forti tensioni sul fronte geopolitico, no? E quindi si aspettano tante questioni. Abbiamo parlato, guarda, poco prima che tu arrivassi in studio con un altro ospite, quindi le decisioni dell'America, di Trump, i dazi, le sanzioni e poi l'accordo sul nucleare. Insomma, veramente tante questioni. Mi verrebbe da chiederti, forse non so se la considererai una domanda banale, se si può gestire questo rischio geopolitico, che ora rimane solo un rischio, cioè gli effetti li vedremo più avanti, se ci saranno, però insomma, come possiamo, si può gestire e come possiamo gestirlo? Ecco, il rischio geopolitico appunto nasce dall'intersezione di due rischi, quindi è un doppio rischio se vogliamo dire, Quindi perché c'è un ancor più gravoso. ancora più gravoso, perché c'è un aspetto geografico, quindi di aspetto geografico, e c'è un aspetto politico. E i due si vanno a intersecare e possono appunto essere potenzialmente molto pericolosi per i mercati o comunque non piacere per nulla ai Esatto. mercati. Si può gestire, sì, gli approcci sono diversi, premesso che è difficile prevederlo, premesso che è difficile sapere anche quando poi finisce tutto questo rischio, però si può decidere di essere molto trader, possiamo dire, quindi ci scommetto su questo rischio politico e cerco di trarre vantaggio da tutte le discrepanze di mercato che si creano in questa fase di mercato, oppure posso avere un atteggiamento più da investitore, che è un po' l'atteggiamento, che anche noi assumiamo generalmente, che dice: ok, cerco di stare con i nervi saldi, cerco di non farmi sopraffare dagli eventi, dall'emotività che poi porta molto a dei danni, non esco, cioè, dai miei investimenti e aspetto che la bufera passi. In questo caso è comunque sempre importante andare ad analizzare l'impatto che ha comunque questo rischio sul mio portafoglio e sui miei investimenti. Diciamo che l'uscita dettata dall'emotività può Sì. essere molto dannosa, perché poi a questo punto, uno, ho dei costi, due, quando rientro, qual è il momento buono per rientrare? Certo. Le statistiche ci dicono che gli investitori non hanno quasi mai azzeccato, comunque capito il momento giusto Per quando entrare. rientrare, quindi si sono persi poi delle fasi di rialzo molto significative. Senti, quindi così per andare verso le conclusioni, abbiamo già dato velatamente dei consigli, insomma, analizzando la situazione. Cosa ti senti di dire agli investitori? Proprio perché spesso, insomma, sbagliano anche le tempistiche, quindi giustamente poi c'è tutta una reazione a catena che magari è difficile arginare, no? In un secondo momento. In questo periodo di volatilità, di rischio geopolitico, di incertezza politica interna, insomma, tante questioni sul tavolo, qual è l'atteggiamento giusto da tenere? Secondo il nostro approccio, l'atteggiamento giusto è dire quali sono i miei obiettivi di investimento, qual è il mio orizzonte temporale. È chiaro che se io domani devo comprare una casa, non mi andrò ad assumere, non andrò a investire in un asset rischioso che oggi è sogge più soggetto alla volatilità. Se io non ho questa esigenza immediata di spesa, posso stare un pochettino più tranquillo, ricordarmi che le fasi di volatilità sono parte della storia dei mercati e comunque che in un'ottica di lungo
periodo le analisi, i dati storici ci dimostrano che il trend azionario è crescente. Certo, certo. Quindi la calma sicuramente, la razionalità e la calma sono fattori importanti per non farsi governare poi da atteggiamenti emotivi che difficilmente portano a delle decisioni sagge. Ok. Sara, io ti ringrazio, noi ci vediamo quindi prossimamente, prossimo mese. Diciamo che l'appuntamento nostro sarà una volta al mese circa, sì. Che credo sia anche il periodo giusto per capire come, no, come si muove il mercato nell'arco appunto di 30 giorni più o meno, e anche per capire quali soluzioni di investimento sono migliori e quali sono i consigli più adatti. Per mandare anche gli italiani in vacanza tranquilli. Esatto. Beh, leggevo stamattina, non c'entra niente, però è una notizia sempre curiosa, forse non è una novità, che gli italiani non rinunciano facilmente alle vacanze, però proprio perché spesso non hanno le possibilità, no, economiche e di liquidità totali, fanno degli investimenti proprio anche sulle vacanze, cioè le pagano con una sorta di rateizzazione. Vero, confermi. Quant'altro. Adesso è un altro discorso ancora, certo, però è certo. Curioso. E perché invece non cercare di arrivare, no, ad andare in vacanza un po' più tranquilli? E preparati anche. Esatto. Allora, prima di salutarti definitivamente, leggo questa notizia, le parole di Mario Draghi sull'euro, che è al centro dell'attenzione, ha difeso naturalmente la moneta unica, ricordando che è la seconda valuta al mondo. Questo nella prefazione del rapporto sulla divisa unica, e ha speso parole positive naturalmente, e ha detto: il ruolo dell'euro come seconda valuta internazionale si è stabilizzato nel 2017 e nel complesso resta senza concorrenti come seconda valuta più importante nel sistema monetario internazionale. Intanto il numero uno dell'Eurotower prepara l'addio al quantitative easing, ne abbiamo parlato proprio poco fa, che dovrebbe proseguire fino a settembre, lo ricordiamo, al ritmo di 30 miliardi di acquisti di bond al mese. L'annuncio potrebbe essere dato in occasione della riunione di politica monetaria del 14 giugno o durante quella successiva del 26 luglio. Queste sono le date in cui ovviamente Draghi terrà la consueta riunione alla Banca Centrale Europea di Francoforte. Insomma, quindi l'annuncio potrebbe arrivare o la settimana prossima o a luglio. Ne parleremo, Sara, no? L'attendiamo, infatti. L'attendiamo e ne parleremo sicuramente. Va bene, grazie a Sara Silano di Morningstar Italia e ci rivediamo il mese prossimo. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie a voi. Tra poco torniamo con la nostra analisi fondamentale in studio con me, Fabrizio Iorio Fili. Naturalmente andremo a dare un'occhiata anche su altri dati macroeconomici che sono usciti e che ci danno l'idea dello stato di salute della nostra economia, dell'economia europea. Tra poco.